Hola amigos, come va? Spero bene. Che inizio scoppiettante. Allora, oggi una nuova challenge che mi avete suggerito. Ma perché sto facendo l'intro con le cuffie? Nuova challenge che mi avete suggerito: se trovo un fiore giallo, il video finisce. Non so con quanta frequenza si possa trovare un fiore giallo. Spero di non trovarlo subito, perché vorrei far durare il video più di 30 secondi. Ma andiamo subito alla creazione del mondo. Quindi, diamo il nome al nostro mondo e indovinate un po' come lo chiameremo, fiore, e indovinate che colore? Blu. Giallo. Alright. Ora voglio prendere un po' tutto quello che c'è nella cassa e vedere in che tipo di bioma ci ha fatto spawnare. Per ora vedo il mare, ho fatto anche la rima, spawnare nel mare, il mare spawnare, che rapper fallito. Ora ci prendiamo un po' di legno come sempre. Tra l'altro l'ultimo episodio, quello del maialino, tipo non è che è andato bene di più. Mi è piaciuto un casino e sono contento. Mi avete scritto un bordello di challenge da fare. E come sempre vi invito a scriverne altre, perché questa di oggi è stata, l'ho presa appunto dall'ultimo video. Ma tranquilli che anche dai video precedenti ne prenderò altre. Non so cosa sto dicendo, ma spero che abbiate capito. Guardate in che bella zona. Oddio, lì che cos'è? Voglio andarlo ad esplorare subito. Dicevo, guardate in che bella zona siamo spawnati. Con una croce. Oddio, c'è una croce e una tomba. Ci voglio scavare sotto, ma non ci sarà niente. Sono abbastanza sicuro che sia una tomba falsa. Ci sono pure i pesciolini. Possiamo fare un po' di cose, Tutte senza trovare il fiore giallo. Allora, quindi per prima cosa voglio andare dove mi va e non fermarmi qua. Wow, questo viaggio mi porterà... Da che cosa mi porterà questo viaggio? Fatemelo sapere nei commenti, perché l'ultima canzone l'avete indovinata. Voglio vedere se indovinate anche questa. Ciao bel delfino. Ciao. Ma prrr. Che la devo smettere? La devo smettere. C'hai 20 anni, Master. Com'è che si faceva il kelp? Che non mi ricordo. O il kelp sono le alghe. Non mi ricordo. Comunque, stiamo andando a una velocità sorprendentemente bassa verso quel coso che in realtà ho già capito che sono canne da zucchero. Tra l'altro, nell'ultimo episodio abbiamo trovato Atlantide. Ok, totalmente a caso. Quindi chissà questo episodio cosa ci potrà riservare. Per ora ci sta riservando acqua e pesci, pesci e acqua, però ce li prendiamo così per come sono. Sempre voluto nuotare coi delfini, ma credo che non lo farò mai. Questo viaggio mi porterà da tutti i Pokémon. Ah, tra l'altro, piccola comunicazione di servizio, dato che questo video ve lo guardate in tanti, comunque sono i video più gettonati. Quanto lungo e alto quell'albero? Vabbè, ora andiamo a esplorare lì dentro. Dicevo che, ve la ricordate la Skyblock, il primo episodio? Il Creeper mi ha distrutto la Skyblock, mi ha rovinato la Sky... Bene, dimenticatevela, perché stavo giocando appunto alla Skyblock e ho scoperto a malincuore che è tipo buggata. E voi direte, in che senso è buggata? No, io non ti colpisco per nulla al mondo. E voi direte, in che senso è buggata? Nel senso che appunto nelle Skyblock c'è da fare le missioni e le missioni non si fanno. Quindi, pace, dovrò o farne un'altra, perché ho visto che le Skyblock comunque vi piacciono. Quindi dovrò, in caso, portarvene un'altra da ricominciare. Vabbè che avevo fatto solo un episodio di là, però comunque un po' mi dispiace, mi ha fatto un pochino male al cuore. Spero che anche qualcuno di voi sia dispiaciuto, in caso contrario, niente. Peace. Ora, io me ne stavo andando tutto bello sgargiullo qua nella foresta, ma nella foresta in realtà è pieno di fiori, quindi perché dovrei andarmene nella foresta quando c'è tutto questo bel mare da esplorare? Quindi mi farei intanto una crafting table, una bella crafting table, signori, e dopo essermi fatto la crafting table mi vorrei fare una barca, che se non mi ricordo male si fa con la pala, così con la barchetta almeno possiamo andare ad esplorare. Ora, non credo proprio che troveremo Atlantide, ma noi una speranza ce l'abbiamo sempre. Tra l'altro potrei far durare questo video un'infinità, perché potrei starmene nel mare perenne, così a girovagare, a fare i 360 nel mare e non vedere nessun fiore. Ma noi siamo temerari e quindi vogliamo esplorare. Tra l'altro ci stiamo avvicinando ai 1000 iscritti, sono molto contento. Questo è più un episodio di vi spiego un po' tutto quello che voglio fare nel futuro. Però va bene, dicevo, ci stiamo avvicinando ai 1000 iscritti e nei 1000 iscritti mi avete detto di fare uno speciale tipo dove gioco con voi a Fortnite e in caso portarlo sul canale, ovviamente.
Sì, ci può stare. Però, più che altro, gioco con voi a Fortnite. Se giocassi a squadre, sarebbero solo tre di voi. Potremmo fare creativa? Tutti insieme creativa al bordello? Non lo so. Scrivetemelo nei commenti. Suggeritemi cosa vi piacerebbe fare. Però io gioco da play. Ah, no, beh, è vero, con Fortnite si può giocare anche da PC. Perché stavo dicendo che posso giocare solo con la play, ma in realtà non è vero. Quindi scrivetemi in caso nei commenti cosa fare. Perché vorrei chiamare più di tre persone. Perché se no non mi sembra giusto nei confronti degli altri. Siamo in quasi 1000, quindi la vedo un po' dura giocare in 1000 su Fortnite. Ora mi riprendo la barchettina, non con poca fatica, e corro verso l'orizzonte. Tra l'altro ho scoperto che vi è piaciuto molto il mio racconto a mo' di storia del 1872. Voi direte, in che senso storia del 1872? Ve lo faccio sentire. Tipo quando nell'altro episodio ho detto era l'anno 1972. Master non trovava... quello lì, sì, quello. Tra l'altro stiamo anche morendo di fame, quindi io una mela al giorno me la mangerei. No, il salmone crudo. Cosa fa se mangio il salmone crudo? Mi ha dato del cibo, Dio, non ci ho fatto caso. Sì, mi ha dato del cibo, però ovviamente... me ne avrà dato meno di quanto potrebbe darmi. Ah, ecco, volevo provare l'alga. Fa vedere. No, non si può mangiare. Azza, pensavo di sì. E allora cos'è il kelp? Boh, non lo so. Dicevo, era l'anno 1982. Master vagava con la sua barchetta. Ecco, voi la barchetta. Eravamo alla ricerca dei fiori gialli, o meglio, Master non voleva cercare i fiori gialli, ma sapeva che prima o poi li avrebbe trovati. Vide un'isola con la sabbia portava fiori, e i fiori non crescono sulla sabbia, quindi Master astutamente decise di salirci, e salirci ancora, ma non trovò nulla. Era un po' triste e non sapeva più cosa fare. Ormai tutti l'avevano abbandonato. Una distesa d'acqua sormontava Master da quella costruzione. Poche erano le persone sopravvissute a questa challenge, ma Master sapeva che prima o poi sarebbe dovuto cadere. Prima di addentrarmi nella giungla e ovviamente concludere la challenge, perché nella giungla verrà conclusa, voglio andare ad esplorare un po' lì. Non ci sarà niente, però guardate qua che bello. Tutte le alghe, tutte le cose, interessante, interessante. Questa challenge è molto particolare. Tra l'altro, volevo fare questa challenge anche in altri giochi, oltre a Fortnite e GTA, perché ci potrebbero uscire cose interessanti. Quindi, il vostro compito, signori, è quello di scrivermi le challenge. Sì, ok, su Minecraft. Minecraft. Ma anche su altri giochi. Ora. Spero che magari poi io abbia quei giochi e in caso ditemelo voi. Tra l'altro, tra pochi giorni, o non so se è già uscito, dipende quando farò uscire questo video, uscirà, o appunto è già uscito, sia Final Fantasy VII che Resident Evil 3, i remake. Fatemi sapere se volete che ve li porti, perché sono molto interessanti. Cioè, io ci giocherò non solo molto da canale, secondo me, perché soprattutto Final Fantasy, però volevo provarli e portarveli soprattutto. Ma adesso siamo io e te, tu ed io e te, tu ed io e te, tu e... Non darmi le spalle perché nell'ultimo episodio io ero alla tua ricerca e pezzo di merda, schifoso, mi dai le spalle. Avete visto cosa ho fatto al vostro compagno? Spero che voi non facciate lo stesso. Allora, maialino, dimmi dove posso... Cos'è quella roba in cielo? Ah, le nuvole. Ok, fail. Maialino, dove posso trovare dei fiori gialli? Mi dica, mi dica. Va bene, devo ammazzare. Anche te devi morire. Ora, sei l'ultimo della tua stirpe. È notte. Sono stanco. Anche tu sei stanco. C'ho una ninfea in mano e non ho paura di usarla. Sì, ok, ti ho picchiato con una ninfea. Non è come sembra, ok? WWF, se state guardando questo video, non è come sembra. Allora, piccolo maialino, dove posso trovare dei fiori gialli? Indicamelo. No, non sono un fiore giallo. No, quindi ci diamo una mossa o... No, eh? Ok? Mi hai costretto a tirarti le botte con le ninfee. Pezzo di maiale, pezzo di maiale. Oh, andiamo a chiedere informazioni a quella strega e quel creeper e quello zombie. Salve, signora strega. Lei ha visto dei fiori gialli per caso? Sì? No? 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 Eh? Eh? Perché siamo così cattivi? Signora strega? Che non la vedo neanche più. Aia! Aia! Ecco! Ecco! Finirà in tragedia. Ok, morta. Scappa, Master, scappa! Scappa! Oddio, un mega slime! Ma cosa sta succedendo stanotte? E stanotte, mon amour, mon amour. Siamo morti. Va bene, è il momento. Non sarei voluto arrivare a tanto, ma... No, no, non così tanto, non così tanto. Ma voglio andare ad esplorare nella giungla e sono sicuro che troverò... C'è pure il ghiaccio! Ma signori, stiamo trovando di tutto! Ma perché io nei mondi fatti generati a caso trovo di tutto? Vabbè, il creeper che guardava il ghiaccio. Ma se... Vabbè, comunque l'importante è non trovare dei fiori gialli. Non ci credo!